Bentornati qui su Radio Venezia, interviste, storie e live social. Questa sera ai nostri microfoni c'è Amos Loffreda. Buonasera Amos. Buonasera, ciao Eleonora. Ciao a te Amos e cari amici ascoltatori, a voi che ci state seguendo dai social. Amos è un artista e pittore figurativo. Per prima cosa Amos ti chiedo, ma la vena di artista è sempre stata insita in te? Ma diciamo di sì, perché tanti anni fa ero musicista. Quindi dopo, causa al lavoro, ho smesso e nel 90 ho avuto dei problemi di salute che mi hanno permesso di stare un po' da solo con me. In quel momento lì è venuto fuori la passione per il disegno, per l'arte e per la pittura. E dal 90 adesso sono passati quasi 30 anni, quindi ho avuto modo di pensare, di esercitarmi e di poter dare il meglio di quello che mi passa per la testa. Beh, certamente, quindi, diciamo che dall'arte musicale sei passato invece all'arte più pittorica, insomma. Sì, sì, anche perché dentro di me invidiavo sempre chi con una matita riusciva, con una semplice matita riusciva a trarre, non so, un disegno che per me era una cosa impossibile da arrivare, da potersi arrivare. E invece con un po' di costanza, perseveranza e testardaggine sono riuscito ad arrivare, insomma, ai livelli che sono adesso, che sono abbastanza soddisfacenti per quanto mi riguarda, anche se per quanto è la mia mentalità alzo sempre l'asticella, nel senso mi metto sempre in discussione. Beh, certo, bisogna sempre porsi un obiettivo un passetto più in là, perché esatto, altrimenti ci si annoia dopo un po'. Ma Amos, raccontami, hai fatto degli studi, hai partecipato a dei corsi oppure sei proprio autodidatta? Allora, io nasco, come ti ho detto, principalmente autodidatta. Nasco perché mi piacevano gli artisti in generale, tipo i classici, impressionisti, eccetera, eccetera. Dopodiché ho cominciato a dipingere per conto mio. Dopo qualche anno mi sono accorto che effettivamente non riuscivo a fare quello che passava per la mia testa. E quindi, ho cominciato a frequentare dei corsi. E quando ho frequentato dei corsi, il mio obiettivo era solo uno. Voglio continuare i corsi fino a che avrò la voglia, finché vedrò un quadro mio che io comprerei. Certo. Quando sono arrivato a quel livello lì, che mi sembrava una cosa che facevo cose piacevoli e gradevoli anche per quanto erano le mie esigenze, non ho fatto altro che ricontinuare a fare corsi con maestri dell'Accademia delle Belle Arti, il quale ricordo Alberto Candian, Roberto Dall'Ozzo, che sono tutti degli artisti eccezionali che mi hanno dato tanto per quanto mi riguarda la mia formazione. Mi sono sempre posto, come ti dicevo prima, di alzare i limiti di quello che era la manifattura, che adesso come adesso in questi anni qua manca un po', nel senso diciamo l'esigenza di riuscire a fare dei quadri che siano, non dico tecnicamente perfetti, ma se non altro chi li esegue deve conoscere certe cose. Certo. Però dopo riuscire a sintetizzare il più possibile. Vabbè, ma tu Amos che tipo di pittore sei? Cosa dipingi? Allora, diciamo che nell'arco, fra virgolette, insomma, della mia carriera in questi 30 anni ho avuto diversi percorsi. Ho fatto l'astratto, ho fatto il paesaggistico, ho fatto 3 anni di pittura giapponese che mi sono serviti tanto per entrare un attimo nella mentalità della pittura orientale. Adesso come adesso dipingo le donne, i volti, capito? Mi sono ritrovato su questa strada che in maniera, diciamo, inconsapevole, perché uno dipinge, dopo alla fine uno si lascia andare e dipinge quello che più preferisce. In questo momento qua mi sono specializzato nel dipingere i volti e rappresentare le donne. Non solo la bellezza delle donne, perché tra virgolette è troppo facile trovare un'immagine di una ragazza bella e riprodurla. Io cerco di andare oltre la bellezza, cioè cerco il fascino. Il fascino può essere di una persona non bella, però è particolare, è una cosa che ti colpisce. Quindi il fascino, come dicevano i greci, è una cosa ammagliante. Ammagliante vuol dire che ti può affascinare e ti può stregare. Quindi io cerco, quando faccio un volto o un ritratto, non di fermarmi alla semplice esecuzione tecnica, ma di prima cosa creare un'atmosfera. E secondo, entrare nel carattere e nella personalità della persona. Quando tu vedi, io cerco
quando tu vede un pubblico, vede il mio quadro, deve capire la personalità della donna, deve capire che non c'è solo la bellezza, ma deve essere una donna altera, austera, con personalità e con una forza presenza. È questo che cerco quando dipingo appunto i volti femminili. Certo, e che tecniche utilizzi per dipingere? Allora, adesso come adesso sono ritornato all'olio. L'olio che diciamo è il vino buono, nella cucina si usa il vino, questo qua è il vino, è il top di quello che può essere la rappresentazione. Uso appunto i colori ad olio, però visto e considerato che la ritrattistica e i ritratti sono ormai migliaia di anni che vengono eseguiti, si cerca di farli sempre, di interpretarli in maniera un poco più personale. Adesso come adesso uso all'interno dei miei quadri anche materiale esterno, come che può essere la semplice garza o il tessuto, i pizzi, che rendono un attimo più interessante, la parte pittorica ed espressiva. Beh, certo, danno quel tocco in più, senza dubbio anche danno quella tridimensionalità che forse nei dipinti si va a perdere un po'. Esatto, difatti una cosa che spesso e volentieri noi, l'osservatore vede sui quadri ma non sa di vedere, però noi che dipingiamo dobbiamo riuscire a renderla, ci sono appunto i piani, ci deve essere un fondo, un secondo piano, un terzo piano, e riuscire a creare la terza dimensione che non farà proprio parte dei quadri, perché nel quadro c'è l'altezza è la base, ma non c'è la profondità. Con dei vari espedienti, con le varie tecniche, si riesce a fare la tridimensionalità del quadro, che è una cosa molto importante. Vabbè, certo, ma tu hai fatto anche delle esposizioni dei tuoi quadri, Amos? Ma sì, difatti io ho esposto, diciamo, in tutto il nord Italia, fino da Milano, fino al Garda, Padova, Verona, Mantua, quindi ho girato abbastanza, diciamo, sono abbastanza contento e sono sempre attivo, anche perché bisogna proporre la propria opera, perché se tu tieni i tuoi quadri in garage, in cantina, difficilmente qualcuno ti viene a bussare a casa. Bisogna avere un po' di essere un po' ambiziosi, un po' sfrontati, umili, proporsi e accettare sia i complimenti e anche le critiche, quindi consiglio a tutti di proporsi il più possibile. Eh beh, certo, ma ci saranno delle prossime mostre in questo 2018? Ma 2018 adesso ce n'è una in programma a Modena che dobbiamo ancora stabilire, ce n'è una a Bologna ma è ancora da definire, comunque l'attività è piena anche per il 2018. E allora coglierei la palla al balzo, Amos, per dare qualche tuo riferimento, in maniera che così, se i nostri ascoltatori li abbiamo incuriositi abbastanza e vogliono andare a sbirciare le tue opere, possono farlo su Facebook trovandoti alla pagina come Loffreda Amos, su Instagram come Amos Loffreda, possono scriverti una mail a amoslo@libero.it oppure visitare il sito www.amoslo.net. Amos, io ti ringrazio per essere stato qui con noi ai nostri microfoni e soprattutto per averci parlato della tua professione, ma soprattutto della tua arte. Ti ringrazio, Leonora, di avermi dato la possibilità di poter esprimermi e parlare un po' della mia arte. Niente, spero che magari quando ci vediamo vieni a trovarmi, così ti mostro qualche mia bella opera. Molto volentieri. Amos, ti auguro di passare una buona serata. Grazie. Voi che ci state seguendo dai social, mi raccomando, iniziate a seguire Amos Loffreda.